Nel trailer di ieri di Pokémon Sole e Luna sono stati ufficialmente rivelati alcuni nuovi Pokémon e altrettante forme di Alola molto interessanti. Nonostante queste forme fossero già state viste nei leak di questo trailer, oggi andremo a parlarne in maniera più approfondita e più specifica grazie alle descrizioni che sono uscite ultimamente. Iniziamo subitissimo! Prima però vi avviso che parlerò, seppur superficialmente, anche del team malvagio. Perché solo superficialmente? Perché ho intenzione di portarvi un video molto molto interessante riguardo proprio all'organizzazione capitanata da Guzman. Quindi mi raccomando, mercoledì rimanete sintonizzati perché vi porterò qualcosa di veramente interessante. Detto ciò, iniziamo subito. Il primo Pokémon da analizzare è Morellul, Pokémon luminescenza di tipo erba folletto. Noto che questo tipo erba folletto è abbastanza spammato ultimamente, ma comunque questo Pokémon ha l'abilità Risplendi oppure Sparge Spora, che sono due abilità già esistenti nel mondo Pokémon. È un Pokémon notturno, vive principalmente di notte e utilizza, per così dire, le sue radici come delle gambe. Come vedete, quelle sono radici sulle quali però riesce a ergersi in piedi. È un Pokémon che quando capisce che il terreno non ne può più in sostanza, si muove cercando lidi migliori. Sparge le sue spore attorno a sé nel tentativo di creare un effetto soporifero per difendersi dai nemici. E questo Pokémon qua mi sembra in tutto e per tutto un fungo, cioè fa quello che fanno i funghi. Quindi, boh, non lo so, poco caratterizzato, però diciamo che come design non mi fa eccessivamente schifo. E, ah, giusto, il leaker cinese aveva previsto anche questo. Una cosa interessante da aggiungere su questo Pokémon, oltre al contrasto del fatto che si chiami Pokémon luminescenza e che sia notturno, è questo, Pokémon notturno. Mi fa pensare, e non solo a me, ma confrontandomi anche con Rocket 25, siamo giunti a questa conclusione, che potrebbe essere un Pokémon peculiare di Pokémon Luna o di Pokémon Sole, di una delle due versioni, insomma. Quindi, signori miei, potrebbe essere una cosa interessante adesso sapere quale sarà la sua controparte, se c'è una controparte. Dobbiamo solo attendere. Passiamo ora a Pyukumuku, il Pokémon Holoturia di tipo acqua. Iniziamo col dire che penso che questo Pokémon qua sia la primissima testimonianza di Pokémon schifato non solo dai fan, ma anche da chi sta dentro il gioco. Infatti ci viene detto che non è amato dai turisti e che viene rilanciato in mare appena arriva alle spiagge. Mi fa quasi tenerezza. In ogni caso, questo fatto, il fatto che cerchi sempre comunque di ritornare da dove era venuto, anche se non ci fosse cibo, ha un po' intenerito le persone che sono solite rilanciarlo in mare ogni volta che si spiaggia. Ha una sorta di, diciamo, vischio che lo ricopre, che ha un effetto idratante, dato che appunto quando va sulle spiagge non riuscirebbe a sopravvivere. E questo vischio è utilizzato dalla gente per creare medicine. Appunto, questi Pokémon, grazie ad esso, possono rimanere a riva per moltissimo tempo, senza tuttavia disidratarsi. In ogni caso non sopportano essere toccati agli aculei e alla bocca. E se vengono calpestati inavvertitamente, fanno una cosa stranissima, tirano fuori gli organi interni e tirano un pugno all'avversario. Ok, questa cosa qua è effettivamente strana. In ogni caso la sua abilità è Espellintero. Un'abilità, signori miei, che... Oddio! Davvero? Perché questo Pokémon, ragazzi, è un destino obbligato vivente. Questo Pokémon qua, come andrà KO, infliggerà all'avversario tanti danni quanti erano i suoi PS. Cioè, praticamente, se tu lo butti giù, che ha full vita, ti ammazza anche a te. Cioè, non per forza, perché se ad esempio ha 100 PS e gli vengono tolti 100 altri PS, toglierà al tuo Pokémon 100 PS. Però, minchia, raga, cioè, munitevi di tossina, perché questo qua lo dovete buttare giù solo così. Passiamo adesso a Wishiwashi, il Pokémon pesciolino. Pesciolino mica tanto, perché questo Pokémon qua ha anche una forma banco, in cui praticamente richiama a sé tanti pesciolini per creare quello che io sono ancora convinto sia un sottomarino, ci assomiglia troppo. Questo Pokémon, se preso singolarmente, è molto debole, ma inviando dei segnali SOS quando si trova in difficoltà, sarà in grado di assumere la sua forma banco. Forma banco che è data dalla sua abilità,
che gli permette di assumerla in determinate circostanze durante la battaglia. Dal trailer sembra essere che queste determinate circostanze siano il suo livello, infatti ci viene detto che ad un certo livello diventa di forma Banco. La cosa interessante, perché come ho già detto è una meccanica, diciamo, che non si è ancora vista. Di solito quando un Pokémon aumentava di livello si evolveva e basta. Qua assume una nuova forma, semplicemente. Potrebbe uscire qualcosa di interessante. Comunque questo Pokémon qua, una volta unito in un banco di pesci, è veramente, a quanto pare, potentissimo, perché qua dice che addirittura i Gyarados non hanno il coraggio di affrontarlo. E veramente non saprei bene ancora cosa pensare di questo Pokémon, che è solo di tipo acqua, non di tipo acqua metallo, perché mi sembra ancora un sottomarino, ed è alto 8 metri e 2. E adesso si capiscono molte cose. E adesso passiamo alle tanto attese forme di Alola. Iniziamo con Marowak, il Pokémon guardaossi. Abilità corpo funesto oppure parafulmine, e attenzione al parafulmine perché, come ho già detto, non è più di tipo terra. In ogni caso, come si comporta Marowak in battaglia? Marowak utilizza questo suo osso impregnato di fiamme da lanciare contro l'avversario. Non è particolarmente potente, però lo inseguirà a non finire, perché è intriso di un potere magico. Infatti, secondo la popolazione locale, Marowak possiede abilità da stregone. Questo perché il suo riadattamento gli ha permesso di praticamente creare del fuoco strofinando l'osso contro la fronte, in pratica. Cioè, una cosa stranissima. E appunto ci sono queste dicerie che sia uno stregone. Dicerie avvalorate dal fatto che ci viene anche detto che questa forma è stata assunta non solo perché i suoi nemici naturali sono di tipo erba e Alola ne è piena, ma anche perché, avendo stretto dei legami molto profondi, ha sviluppato una sorta di sesto senso che gli fa avere un po' di poteri magici. Ecco il perché è diventato un po' come di tipo fuoco spettro. E penso che questa forma di Alola sia la migliore di queste tre annunciate, se non la migliore in assoluto. Ed è davvero qualcosa di figo. Fuoco spettro potrebbe entrare nel mio team. Ditemi cosa ne pensate voi di questo Pokémon, perché io lo trovo veramente fantastico. Purtroppo però devo dare una nota negativa. Nel trailer si vede un Cubon che si evolve in un Marowak. Questo Cubon è normale. Ora, non dico che sia sbagliato per forza, però mi ha fatto un po' storcere il naso, se così si può dire. Perché, perché un Marowak dovrebbe adattarsi e un Cubon no? Aveva più senso quando si parlava di Ninetales e di Vulpix. Ok che questo Cubon probabilmente al di fuori di Alola si evolverà in un Marowak diverso. Cioè, normale. E ci sta. Però, non mi convince tanto sta cosa. Non capisco perché un Marowak... Cioè, più che altro non capisco perché un Pokémon di tipo terra dovrebbe diventare un Pokémon di tipo fuoco spettro. È una cosa un po' strana, magari mi convincerà in futuro, ma per ora non sono molto convinto. E tra l'altro, signori miei, è lo stesso ragionamento che farei con Raichu forma Alola. Anche Raichu forma Alola si vede evolversi da un Pikachu, che però è a tutti gli effetti un Pikachu normalissimo. E già che ci siamo, direi di andare a parlare di questo Raichu forma Alola. Questo Pokémon è diventato di tipo elettropsico e surfa sulla sua coda a mo' di surf. Ok, questa cosa qua è fantastica. È alle Hawaii e surfa. Ci sta, perfetto. E finalmente ha senso che impari surf. In ogni caso nessuno si spiega bene questo suo cambiamento, questo suo passaggio al tipo psico. Alcuni dicono che abbia mangiato troppe frittelle. Game Freak. La droga fa male. In ogni caso le sue sacche elettriche adesso, anziché emettere delle scariche, emettono un profumo dolce. Non si capisce molto bene il perché, ma sembra essere legato appunto a questi suoi mistici poteri che ora possiede. Ha un'abilità molto particolare, che è l'abilità Coda Surf, che è un'abilità mai vista e penso peculiare sua, che gli permette, attenzione attenzione, di raddoppiare la sua velocità in presenza di campo elettrico. Aspettate. Ricordatemi un Pokémon che attiva campo elettrico con un'abilità... Tapu Koko. VGC 2017. Aspettami. Passiamo all'ultima forma, ossia quella di Meow. Ci viene detto che non è un Pokémon originario di Alola, e lo sapevamo, ma che è stato introdotto ed inviato ad alcuni nobili. Attenzione, perché qua si spiega il suo tipo buio.
Questi Miao sono particolarmente viziati, essendo stati cresciuti dalla famiglia nobile, e questo loro atteggiamento molto schivo, molto fiero ed egoista, ha portato a questo loro cambiamento di forma. Sono dei Pokémon, questi Miao, molto astuti e che hanno un grande orgoglio. Due cose non sopportano, quanto ci viene detto: essere appunto feriti in questo orgoglio e vedere la loro moneta imbrattata. Cosa che forse era già vera prima, ma sapete che non ne sono assolutamente sicuro. In ogni caso, se dovesse succedere una di queste due cose, si abbandonano a crisi isteriche da checchina cresciuta con i soldi di papà, cosa che ha fottutamente senso. Ci viene poi detto una cosa interessante per certi versi, che con il declino della monarchia è diventato un po' come un selvatico, se prima era raro, adesso è molto comune. Declino della monarchia. Questo riferimento dal nulla mi fa pensare che forse c'entri qualcosa con la trama. Non ne ho ovviamente la certezza, però sto declino della monarchia messo lì, ma... In ogni caso questo Miao conosce le abilità raccolta e tecnico, abilità che, soprattutto tecnico, conosciamo fin troppo bene. Per chi non lo sapesse, aumenta del 50% la potenza delle mosse con potenza inferiore al 60%. E ora passiamo al Team Skull. Vi anticipo, anzi in realtà ve l'ho già detto, che parlerò di questo team abbastanza superficialmente perché voglio fare un video abbastanza approfondito e, a mio parere, molto originale su cosa? Su questo team, appunto. In ogni caso, è un team che non ci viene descritto con incredibili sfarzi, ci viene descritto come una combricola famosa per rubacchiare qua e là. Ora, piccola teoria sul momento. È il 20° anniversario dei Pokémon. È il 20° anniversario del Team Rocket. Il Team Rocket aveva più o meno le stesse descrizioni. Che questo team serva un pochino a celebrare questo Team Rocket, adesso vi spiegherò andando avanti anche perché penso questo. Il capo è Guzman, chiamato Grande Capo. Questo Guzman ama combattere, è un allenatore che veramente fa solo quello ed è molto forte, ma in ogni caso non è riuscito a diventare capitano di qualsiasi isola, quindi non è riuscito a completare quel giro delle isole, quella prova che spetta a noi in questo momento. E a quanto pare ha dei contatti con il professor Kukui, ma soprattutto ha dei conti in sospeso con lui. E questa cosa potrebbe tornare veramente utile. Invece poi abbiamo la sorella grande, la grande sorella, la sorella maggiore, Plumeria. Plumeria è un capo di team malvagio atipico. Infatti ama le sue reclute. Ama le sue reclute e le organizza perfettamente. Come devono lavorare? Ci pensa lei. È una cosa strana però, non so se potrebbe piacermi, è un capo che tiene alle sue reclute. Mi sono sempre piaciuti i capi abbastanza infami con esse, ma chi lo sa. Ed ecco ora perché vi dico che mi è venuto subito in mente il collegamento col Team Rocket. Grande capo, grande sorella, sorella maggiore, mi ricordano un po' la terminologia utilizzata nei clan camorristi e come sapete il Team Rocket è basato proprio su quelli. Non lo so, secondo me potrebbe essere una cosa interessante questa associazione. Staremo a vedere. Comunque, un ultimo tassello, le reclute. Non ci viene detto nulla di loro, solo che indossano canottiere nere e che, signori miei, la crisi si fa sentire anche ad Alola. Infatti le divise non sono fornite, ma se le devono comprare. Poveracci. Comunque il video di oggi termina qua, spero che vi sia piaciuto, se così vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale. Mi raccomando, dite sempre la vostra su tutte le news e passate ai social che trovate in descrizione. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video!